Nonostante impegni, promesse e false partenze, non si è ancora individuata la soluzione per restituire il servizio ai cittadini di Chieti Scalo. Così la deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, e insieme all'assessore comunale alla sanità Fabio Stella, al consigliere Luca Amicone, interviene sull'annosa questione del distretto sanitario chiuso da 4 anni. La parlamentare pentastellata attacca la regione e la ASL Lanciano Vasto Chieti, sollecitando soluzioni in tempi brevi. Insieme all'assessore Fabio Stella e al nostro capogruppo in consiglio comunale Luca Micone, abbiamo voluto ricordare che il distretto sanitario di Chieti Scalo è stato chiuso da Marsilio 4 anni fa e ancora oggi il direttore Shell continua a non dare segni di vita sul da farsi. Ora, questo centrodestra la smetta di dare responsabilità al comune di Chieti, perché è noto a tutti che il tema sanità è competenza regionale e dell'ASL. Oggi sembra che gli stessi che hanno tolto questo servizio se ne vogliano fare difensori. Questo è vergognoso. Noi daremo battaglia affinché i cittadini di Chieti non riavranno il loro distretto sanitario a Chieti Scalo. Il centrodestra se ne faccia una ragione, perché quello che noi stiamo vedendo anche dai loro partiti, a livello nazionale, al governo di questo paese, è imbarazzante. Non si fa altro che togliere fondi alla sanità pubblica, rimodulando e rimodulando un PNRR che, se fosse per Giorgia Meloni, l'Italia oggi non avrebbe.